Oh, siamo tornati, ma diciamo a mezzo servizio, Davide, siamo veramente... Veramente. È clamoroso. No, ma io sinceramente in questi pochi minuti di pausa ho pensato, ma potrebbe sì essere come hai detto tu, con Raymond Kirke o se preferite il vecchio Apocalypse, nel dubbio. Sì. Però secondo me io non vorrei che avesse visto in Catastrophe un nemico che potesse mettergli i bastoni fra le ruote per far fuori il sistema. Perché potrebbe essere in effetti. Comunque Turner si è dileguato, però, quindi se c'era un'amicizia tra i due, probabilmente Raymond Kirke. Secondo me non c'era. Rimasto lì. Secondo me non c'era. No, appunto, dico, se ci fosse stata un'amicizia tra Turner, una collaborazione tra Turner e Kirke, Turner sarebbe rimasto lì ad aiutare Kirke, invece si è dileguato. Quindi, dubbi che sinceramente sono curioso di, diciamo, non posso dirti, di scoprire, ecco. Di sciogliere. Però signori, sì, diciamo che però lo show va avanti in quanto gli EOP questa sera potranno provare a strappare i titoli di coppia detenuti nelle mani salde e saldifere. Sì. Del leader circolo Salugne. Sanguigne, okay. Non Salugne. Il pubblico è un po' è rimasto un po' esterefatto. Probabilmente non si aspettava una conclusione per squalifica. Però a volte può succedere, ragazzi. Specialmente l'ultimo Turner, Turner non è scemo. Ha detto: beh, Raymond sta entrando. Io ci metterà 20 anni. Io mi faccio squalificare, vado via. Ciao. Sì, in effetti. Sinceramente. In effetti. Però eccoli qua, signori. Eccoli qui due dell'Inner Circle, due campioni, mentre gli OP hanno... Ricordiamo come hanno conquistato questa chance, Davide. Facendo fare una figura di M da... Oh, Franco. Sì. Diciamo, per essere buoni, dai. Mamma mia, sì, l'Inner Circle composto... E l'anello debole. Sì. Che tra l'altro non è qui stasera, meno male. Grazie a Dio. Anche perché questo sarà un tornado tag team match, quindi... Comunque sia, saranno tutte e quattro contemporaneamente sul ring, eh sì. Però comunque, ragazzi, questi due sono veramente tosti, secondo me. Cioè, è vero che sono un po', sembrano un po', parliamoci chiaro, un po' minchioni. Sì, lo sapevo. Però, dicevo così. Però, ragazzi, quando entrano nel ring non li possiamo di niente, Quindi, è vero. Dei conti. Però stasera c'è un team famoso, un team noto come quello degli OP, che altro hanno vinto e che sanno vincere, sanno infliggere dolore, sì. E sanno fare la prestazione che serve per vincere il tiro di coppia, quindi sì, attenzione. Quello è vero. Quindi attenzione, quello è assolutamente vero. Vedremo adesso se ce la faranno quelli degli EOP o se preferite dell'Empire of Pain, giusto per essere più come posso dire social precisi. Così non ci eccoli qua. No. Morris Knight e Masada. Sì. I due signori del dolore, potremmo dire. Beh, dai. In un certo senso. Alla fine sì. The Lords of Mentre... Pain. Mentre gli altri sono il circolo degli artisti, ovvero il buon vecchio mangia baguette di nostra preferenza. Ci sta. E la Francine. E l'uomo che si fa le divinità, anzi che si fa le divinità egiziane. Dio, ovvero, in che senso? Io non escludo nessuno senso, ognuno a libera interpretazione. Va bene. Ovvero Anubis Star. Questo sarà un match molto difficile perché comunque gli EOP li abbiamo visti che sono comunque abbastanza predisposti a combattere nel caos. Quindi sì. Vediamo subito. Oh, pugnazzo! Elliot Francis su Morris Knight colpisce con questa serie di... aia. Mamma mia, ragazzi. Diciamo che legnati. Gli EOP sembra abbiano una marcia in più in questo frangente. Vediamo. Masada però qui. Oh, Gut French. E dall'altra parte Elliot... Posso dirti la verità, forse coppie sbagliate in questo frangente. Non lo so. Allora, da una parte abbiamo i due più resistenti, perché Masada e Nubi Star sono i più resistenti. Sì, in effetti. Dall'altra abbiamo forse parte...
i due leader, dai, perché Maurice Knight è leader dell'IOP e Franzi è leader della... Oh, tanto che morto, mamma mia. Lo ha, diciamo, messo dentro una tagliola quasi tortura medievale. Qui va a colpire ancora il cosciotto di Elliot Francine. Oh, Jordan Slam intanto. Oh, mamma mia. O se preferite, l'entrecosh. L'entrecosh. No, l'entrecosh. L'entrecosh. Ok. Oh, Morris Knight. Ragazzi, oh, c'è poco da commentare perché comunque è un match molto rapido. Molto anche rissoso, direi, comunque. Sì. Cioè, alla fine questi due attacchi... Oh, ginocchiata devi... sì, parato da parte di Morris Knight. Alla fine dei conti... A parte Anubis, che è quello più spettacolare, gli altri due sono. Gli altri tre sono tre rissaioli alla fine. Andiamo. Oh, sì. Tanto qui bello, Morris. Che fa Morris Knight? Incrociare. Ah, no. No, invece. Un'altra tortura stile medievale qui da parte di Morris Knight. Mamma mia. Anubis Star non so se magari è nel pieno della forma, perché si diceva che contro Michael Thompson avesse rimediato un infortunio. Ora non so quanto sarà forte, quanto è diciamo forte che, questo infortunio. Diciamo comunque che contro Thompson è che Thompson si colpisce di delicatezza. No, alla fine. Infatti. E secondo me sono anche entrambi abbastanza incazzati per quello che è successo. E soprattutto per quello che ha fatto Franco, secondo me. Vediamo Elliot. Vuole volà. No, invece un dropkick. Sì, sì. Vabbè, sempre un voletto, diciamo, dai. Non è volato proprio. Oh, sì, ginocchiata! Gli ha fatto mangiare un po' di Emmental. No, sì, sì, di Emmental, buonanotte, vabbè. Sì, svizzero l'Emmental, ma niente. Valanga. Oh, tanto qui Morris, serie di cazzottoni qui, mamma mia. Sì, diciamo ricordiamo... che fra Mazzade e Anubis... Direi che Anubis è un po' più avanti, in questo frangente. Sì, ma Sada, vabbè, Sada da qui da poco, sarà un mese e mezzo? Quant'è? Secondo me quasi... Oh, tanto c'è un super calcione qui. E secondo me si compensano, Anubis e Masada, in quanto a tempo. Forse Anubis 3, forse, un pochettino di più. No, là. Anubis da ottobre, Anubis da ottobre. È vero, sì, c'è il raggiungo, è vero. Già su Brawlers c'era, quindi... vabbè, dai, la vecchiaia sopra! Non mi sta attento al Paradise Driver, niente da fare! Masada la segno con una pala bomb! Vediamo qui, Elliot è nel ballordone più totale stasera. Non vorrei che fosse troppo irritato e irritoso. Vediamo, scandastico. Non mi sta attento a rivolare, non rischiare... Attento, questi match non devi rischiare l'head of this! È finita. E infatti guarda Anubis Star! C'è Anubis subito! Che va a salvare il compagno di coppia! Vediamo, lo prende con segno! Sì, però, no. Stavo pensando, tutto questo è colpa di Franco, Se Franco non fosse andato... Massata kick intanto! Sì, massata kick a segno, ragazzi! Però ragazzi, qui secondo me i due dell'Inner Circle sono anche abbastanza incazzati, perché stanno sbagliando troppe manovre. Oh, pericolo slide dall'altra parte! Attenzione, uno, due, e non c'è il tre, in stereo qui, sì, praticamente. Un colpo, forse Morris Knight si è tagliato qui, sì. Così proprio di sì, all'altezza della fronte. Che fa? Secondo me Anubis va a colpire Counter! No, ci credo! È finita! Uno! No, c'è Masada! Che distrugge anche l'arbitro nel tentativo di salvare Morris Knight. Vabbè, ha dato un ruzzo letteralmente all'arbitro. Meglio un ruzzo che un brutto. Vabbè. Ma io sinceramente forse a questo punto era meglio un ruzzo. Vabbè, dipende dove, se non te lo fanno in faccia, insomma, non è una cosa. Pugno chiuso qui di... Mamma mia, di Elliot Francine, che però non sortisce l'effetto sperato. Andiamo però, se la va a prendere con Morris Knight. Ma sa la kick deviato qui intanto, mamma mia. Comunque, un casino incredibile, vediamo. Pugni chiusi! Mentre Senton a segno? Sì. Sì. Vedo, sinceramente, gli OP attualmente in vantaggio, poco da dire. Braccio teso qui di Elio. Kick. un calcione da parte di Masada. C'è Masada. Masada è un po' come Nobistar, fa
il salvatore del proprio team, diciamo. Sì, in effetti. Oh, mamma mia. Qui sbaglia in un certo frangente Masada a non riuscire a coprire le spalle a Morris, però qui è. Morris va a segno un braccio teso. No. Mamma mia. Elio Franzino su Morris, net breakout. Mamma mia. Vediamo. Dai, avete un'autostrada? Nubis, scrivimento 1, 2, no! C'è Masada. Mamma mia, e Anubis è stato scrollato di dosso alla fine. Oh! Collisione fortuita qui! Mamma mia! E qui Anubis ha sbagliato le misure, Mamma mia, vediamo. Poi arbitro! Lentissimo l'arbitro! 1, 2, però ha recuperato Anubis, dai. E forse nel tentativo di colpire Masada, che era davanti a Elliot, ha colpito Elliot. Sì. Paola, un doppio colpo alla faccia qui di Masada. Anubis era... è da solo probabilmente contro entrambi. Però Morris Knight si sta risparmiando. Vedi, si sta dicendo, vabbè, Masada, fai tu che tanto te la puoi cavare contro Anubis. Però però c'è Elliot, il ritorno di fiamma del francese che viene probabilmente spento immediatamente. Tanto lo colpisce con un pugno. Oh mio. Sì, Anubis, belle per carità le flessioni, però. Oh, ginocchiata del francese. Ginocchiata del francese che però è forse una battuta bene morta. Morris Knight. Oh, c'è kick intanto di Masada. C'è kick tanto qui. No, vediamo. Il Thompson dall'altra parte. Oh, mamma mia. Tanto Superman Punch da parte di... C'è lo schieramento. Star, Uno, due. No. Però se l'Inner Circle non si ripiglia qui è finita, Bam, Kamel Clutch. Kamel Clutch addirittura negli occhi, li sta mettendo lì negli occhi. Morris Knight. Secondo me qui Elliot fa una brutta fine. No, Elliot no. Mamma mia, Elliot dice no. Mo mai rotto e ball, mo ti lancio la torre in fella. Mo ti faccio sentire quando dura. Ma sarà l'ho pettato? No, questo no. E la frazzina! Bulldog! Oh, bello Bulldog! Dai ragazzi, su! Vediamo. Oh, Elliot, sbaglio! Oh, che errore! Che errore qui! Tu non sei nato per volare. E poi paura l'altra volta! No. Morris, ecco, colpisce in questo braccio teso il collo di Anubis che si è lasciato in avanti contro le corde. Cioè la ghigliottinato. Sì, l'ho anche martirizzato probabilmente. Jack Hammer, attaccato! Oh, Jack Hammer! Vediamo! Non ci credo! Uno! No, mamma mia! Che fortuna però! È riuscito qui Morris a colpire anche secondo me con... probabilmente mentre l'ha caduta col braccio a colpire Masada e interrompere lo schienamento. Uno schiaffone. Sembrava tornato leggermente. Sembrava leggermente. No! Oh mio Dio! Anubis no! Dice di no! Elliot se furbo deve tenere Morris Knight all'esterno. Però. Oh, ce la fa qui! Sì. Bravo, inverte di qui! Mentre all'interno del ring, Davide, Anubis Star si prende amorevole cura di Masada con questi girlfriend suplex. Ma sì, cosa regali tuo San Valentino? Girlfriend suplex. Ovvio, cioè. Ora sì che one. Oh, ginocchiata! Oh no! PTF! Non ci credo! No! L'Inner Circle che schienalo! Ma schienalo! Che errore di Anubis Star! Tutto perfetto e poi sbaglia! Ma questo è... Ancora qui va a bearsi. Sì, però dall'altro campo c'è... Elio Sporato che ne sta beccando. Che errore di Anubis Star qua! Sbaglia con la setta! No! Mamma mia! Vediamo... Oh, Masada forse dolori... alle costole probabilmente. L'ho visto un attimo cacciare sì, un bestiglione. Sì. Probabilmente. Vabbè, vediamo. Niente, Morris viene rispedito all'interno dal francese. Questo frangente, vediamo. Mamma mia. Oh no. Dolori fisici. Ferita all'occhio. A parte gli scherzi di qua di Anubis Star. Mamma mia, vediamo. Anubis Star è stordito mentre sanguina anche il Franzin qua.
Aiden forse si taglia con la fronte invece. Qui. Oh, calcione qui! Calcione qui! E cos'è? Anubis Star che si è inventato! Ma attenzione al check kick! Attenzione al check kick! C'è la francese, però c'è ancora! Mamma mia! Francese. Beh, francese comunque, ragazzi, ci ha dato prova di grande resistenza, anche lui. Oh no Morris! Morris! Mamma mia! Addio Anubis Star qua! Sì, adesso è finita. No! No! No invece! Anubis ha forse un, non so, uno scatto di nervi! Adrenalina! Qui! Serie di pugni! Attenzione sul ring! Dai Elliot! Dai Elliot! Non ci credo! No! Pugno chiuso alle costole qui! Masada con una serie di colpi! Va a colpire il francese! Mamma mia! E poi una chop! Allucinante! Ha lasciato un'impronta Anubis sul petto. Anubis sta cercando di spaccare una gamba fuori, probabilmente. Ma attenzione sul ring, attenzione, Cabacloccio! Cabacloccio, sta per cedere, sta per cedere! Oh mio Dio! Sta per svenire! Mio Dio, chi l'ha messo dentro? È svenuto! Arbitro! Non muove le braccia, Elliot! Oh, arbitro! No, invece! Mamma mia, secondo me ha fatto... Era tutto un gioco, probabilmente. Sì, ha fatto pensare, ha fatto credere a Masada di aver il match in pugno, invece. A me, comunque ragazzi, questo Elliot Francino è una resistenza notevole, mamma mia. Sì. Nonostante i colpi violenti. Parlato. Oh, mamma mia, ha preso il sottomissione entrambe le gambe. Più forse Elliot ci lascia, probabilmente. Andiamo. Invece... Anubis. Sì, messo male. Anubis torre tanto. Oh, ma se. Mamma mia che botta sulla schiena qui di Morris. Morris però dice di no. Vediamo, lo prende! Cosa fa? Morris, che cosa vuol fare? Niente da fare, comitata! E poi? No! Oh, bella! Una sorta di sharap modificato in questo frangente da parte di Morris Knight. Che incontro, vediamo, ragazzi, tra queste due squadre, ma tra l'altro ci sono i titoli di coppia in palio. Sì, match molto... Mamma mia, la soccata non è riuscita. Uno, due, no! Mamma mia, l'inner circle qui. E Anubis Star che dice come on, mentre il francese attacca le spalle, ma qui Elliot sbaglia, però un'autostrada per chiudere il match. O meno per chiudere. Attenzione! Pugni chiusi da parte del francese. Ginocchiata! Dai che vinta! No, ma succede? Quando il match è pugno, no, ma Morris Knight si evita il colpo di Anubis Star. Fisherman Neckbreaker! Non ci credo. Neckcracker! Il Nutcracker, no, il Nutcracker. Schiaccia palle quello. Vabbè. Beh, quello gli OP che non potrebbero fare, in effetti. Il Nutcracker. Aia! Mamma mia. Elliot mi sa che era frutta, Noi invece! No, non ci credo. Però forse Masada ha qualcosa in più adesso. Oh mio Dio, braccio a ghigliottina. Anubis deve tornare sul ring. Ha steso Morris, ma mio Morris che è diventato la maschera di sangue. Lo fa cadere. Morris è veramente diventato rosso. Colpo basso di DT. È finita. Diritti sulla ferita. Qui, vediamo. Uno, due, e tre! Ce l'hanno fatta, mamma mia, però l'inner circle prima ha fatto una cavolata allucinante. Incredibile. Arrivano veramente. Mamma mia. L'imparo Pain, o meglio, Masada e Morris Knight sono i nostri nuovi campioni di coppia impensabile fino a pochi minuti fa. Mamma mia, veramente. Beh, diciamo che si sono presi il match in un modo abbastanza poco consumo, per così dire. Guarda Morris Knight. Mamma mia, è ferito. Qui secondo me è 5 punti di sutura, probabilmente. Forse anche 6. Mamma mia. Se li becca tutti sulla fronte, mamma mia. Però ne valsa la pena. Perché è diventato insieme a Masada campione di coppia. Insomma, mica male, per Morris Knight. E per Masada, al primo tentativo soprattutto, diciamo la verità. Sì. Quindi tanta roba. Noi ragazzi però ci fermiamo perché tra poco avremo dobbiamo insomma guardarci uno dei match più interessanti della serata, ovvero Brian Raleigh contro KGD per il titolo internazionale.
eccoci pronti a... Personalmente è uno dei match che attendo di più, perché voglio vedere, Davide, se Brian Raleigh sarà in grado di difendere il titolo contro KGD, un avversario molto sottovalutato secondo me. È un KGD comunque, ragazzi, che non scordiamolo, comunque ex campione television, anzi forse se non il più longevo campione television, quindi sì, di coppia, quindi insomma i titoli li ha vinti, ha vinto parecchio, anche se forse gli mancava qualcosa in più rispetto a Roxton, no? Che invece ha portato Roxton a alti livelli. Sì, in effetti diciamo che Roxton era molto più, non posso dirti, anche molto più concreto in alcuni frangenti. Sì. Che GD è sempre stato quello un po' più facilone in un certo senso, dai, potremmo dire. Sì, però ha da quei poteri. Ma vabbè, poteri della trasformazione, raga. Vabbè. Eccolo qui, il nuovo KGD. Mamma mia, nuovo KGD, vabbè. Quello vecchio però vestito. Sì, dai, è uguale, dai. Vabbè, dai. No, però, mamma mia, stavo dicendo, Davide, sono curioso perché Brian Raleigh ne abbiamo sempre parlato bene, no? Però ora deve iniziare a galoppare veloce, cioè deve iniziare a correre. E se fosse Roxton sotto i panni di KGD? Però non ti era venuto in mente questa cosa, in effetti. Mamma mia. Potrebbe, perché d'altronde hanno il face paint, quindi potrebbe essere. Però ragazzi, Raleigh oggi è da solo e deve fare doppietta, perché dopo la vittoria di Ismahal e la vittoria del titolo appunto dei pesi leggeri, Raleigh vuole difendere anche lui il titolo, vuole difendere sicuramente il titolo, perché comunque la Young Corporation è passato da essere, diciamo la verità, di signor nessuno a essere relativamente sul tetto del mondo alla fine, quindi dalle stalle alle stelle qua, o dalle stelle alle salle, ok. Raleigh sicuramente è in un ottimo periodo, però non ha lottato recentemente, quindi non so se la ruggine da inattività per quanto riguarda le ultime due settimane possa influenzare. Può essere quello. Anche perché KGD, ammesso e concesso che sia KGD, perché se l'avete col face paint io non ci giurerei più di tanto. E comunque ricopiare i tatuaggi non è che ci vuole tantissimo, ci vuole la verità. Quindi io starei attento, sarei molto molto attento, Anche KGD ha implementato nuove mosse, come esempio la sorta di stunner dal paletto, quindi attenzione, sembra molto motivato, il ragazzo. Sì, potrebbe fare un miracolo stasera, l'atleta di colore, cosa che non è riuscita a fare invece Roxon nel Legendary Tournament, perché secondo me lì Roxon ha sottovalutato un po' troppo Steven, che a sorpresa di tutti lo ha purgato, ragazzi. Avete capito bene, lo ha purgato. L'ha purgato veramente. Sì, mamma mia, quindi secondo me KGD vorrà in un certo senso rifarsi in questo frangente, quindi però vedremo, perché però l'arbitro è guarda qua, c'è sempre lui, Tommy, Tommy West, che potrebbe favorire, diciamo, per nazionalità il nostro amico KGD in un certo senso, per nazionalità, per etnia magari, vabbè, sì, carnagione, vabbè, abbiamo capito, dai. Sì, dai. Quindi io starei attento per Rade, entrambi qua dal ghetto vengono, quindi vabbè, può essere, sì, può essere. Parliamoci chiaro, Brian Raleigh non è che viene dal ghetto, per Rade viene dai palazzoni di Sean Fili, della famiglia di Sean Fili, cioè palazzoni, Fili c'ha i soldi, te credi? Sean, a proposito, ti stai ascoltando, non è che magari fai un bonifico a Davide Montebello, no? Dopo ti mando l'Iban per no. Ecco, break. Vabbè, dai, prova a chiedere se lo fa lei, però non lo so, non credo, guarda. Lei non conta un capo, quindi no, anche perché già presi tanti soldi. Dolor, Madonna, che male. Mamma mia.
uno, niente, solo conto di uno, ma comunque, anche GD molto aggressivo, di irrispettosità potremmo dire da parte di KGD, e comunque pestare le mani al tuo avversario. Infatti Brian Rade dice: ma che parola fai? Non è molto bello, ecco. Assolutamente. Ma anche GD lo sappiamo, è così, come Rockstone alla fine. Forse addirittura che GD più aggressivo, Davide, Sì, secondo me molto più aggressivo di Rockstone. E forse è stato quello paradossalmente a non farlo procedere più di tanto nei ranghi. Perché Rockstone comunque alcune volte, anche se sembra strano dirlo, usa il cervello, quindi. Invece che GD è proprio spiccio, speed. Ecco, tanto che sei di pugnazzi, mamma mia. Andiamo ora con pugnazzo. Andiamo Brian, lo butta al suolo. E poi headlock takedown. Una headlock. Sì, diciamo Brian non vuole volare, forse sa che GD è non vuole rischiare. Sì, per vabbè, comunque non è che lotti contro Mike Emmett che ragazzi, non può tenerla al suolo, Che GD può essere un attimo, ma suolo. Ricordiamo che un po' come la VKO, la CK1, tanto qui, mamma mia, che GD ha, come anche Ismahal, ha un cutter, quindi sono dolori se ti prende il volo, Che GD poi ha un stile, guarda, molto aggressivo, attenzione, no, quello slam, non ci credo, mamma mia, E poi vuole la sua standard al paletto, no, sì, vediamo, no, Brian, attento, secondo me Brian sta fingendo, vediamo, infatti ci ha messo una vita, infatti sembrava troppo strano che l'avesse rincoglionito, lo fa correre, GD, sul punto di vista della forza fisica e della rissosità che GD in questo match non avrà sicuramente rivali, vediamo qui, infatti le bigliettine, sta lottando bene Brian, deve, siamo uno, due, no. Sì, Brian, sì, in effetti sta... Secondo me non vorrei che lo stesse studiando, Fa un po' tenendo il freno a mano tirato. Lo sta facendo stancare, te lo dico. Sì, vuole fare mandare la spia della benzina di KGD nel riquadro della riserva, probabilmente. Vediamo. Colpisce con questa gomitata. Sì, sembra un rally abbastanza remissivo, cioè... Non tenta tante belle mosse. Però invece qua va con la DT. Oddio. Però oh mio Dio, remissivo il K. Cioè, mamma mia, imita qui il Shofie. No, dai, che bastardo. Cioè, vabbè, secondo me sotto sotto Shofie lo sta rispettando, perché comunque è un grande campione, c'è da dirlo. In effetti vero anche quello. Lo butta all'interno del ring. Vediamo, beh, Radio, ora lo prendi in consegna e lo porta sulle corde. Che devo fare? Gli restituisce la ghigliottina con proprio di rimbalzo. Sì, alla fine, mamma mia, Radio sotto quel profilo è molto simile a KGD, cioè molto aggressivo, dropkick. Sì, solo che magari KGD sia più, diciamo, aggressivo con tutto il corpo, Brian più che altro con le gambe. Sì, alla fine. Vediamo. E poi Brian è proprio un pisolicero netto. Vabbè, non ha finito. Prima corda. No, 450 splash dalla prima corda. Una cosa pazzesca. E chiude il gioco. Non ci credo. Guarda che dabra. Sì. No. Oh, pugno chiuso di Brian. No. Radley, però. Dice tu non mi fai male. Colpo basso. Vabbè, dai. Cancione che è stato. Quasi un rocket kick qui da parte di Brian Radley. No. Oddio. Mio Dio. Che malo. Sì. Che malo. Uno. Entrambi comunque non è che siano molto tifati, se vogliamo, Che gira però la sua cricca di fanto gli ha, Ma non è una cricca pura, è più che altro perché odiano Brian Radley, dai. Ma sì, vabbè, che fa qui? Pura, ma sì. Oh, no. Senza flip over dopo. Mamma mia. Che presunta. Addirittura. Fa un 450 nello stesso. Mamma mia, raga, un muro sotto, diciamo, dai. Sì. vabbè, dai. Andiamo, momento favorevole al campione. Sì, il momento favorevole è che se lo sa sfruttare bene, che GD potrebbe subirlo. Sì. Cattiveria,
e di prepotenza. No, invece vuole, no, non vola, qui sbaglia, per ha perso l'attimo. Oh, Heartbreaker. Sì. Secondo me poteva volare con, non so, una gomitata volante, qualcosa. Cosa invece che fa KJD, che si appropinga il suo ring per sul paletto, sul paletto, per provare la sua, vabbè, sul ring, sul paletto di sbaglia, sbaglia ancora, però. Altro errore dal paletto, non ci vuole, per KJD. Siamo comunque fa la sua. Non ci credo, mamma mia. Esulta, va a esultare KJD, però sì, attento. Va, ce l'ha con i fan poi? Sì, ce l'ha con un fan in prima fila che lo sta deridendo. Eh sì, infatti perde l'attimo, infatti, forse. Sì, però, Brian è stato abbastanza, diciamo, redarguito fisicamente. Sì, ammonito, diciamo. No, giro piatta. Pensavo volesse usare il term comp a Roxanne. Vabbè, d'altronde potrebbe farlo, Figure for landlock! Attenzione! Questa non me l'aspettavo! Ciao! Però l'esperienza, comunque l'esperienza, perché per Arradi è vero che è giovane, però nonostante sia giovane, ha una grande esperienza, Lui è stato allenato da suo figlio, cioè sì. Io vorrei ricordarlo, Oh, quello slam! Lo prende per il naso! Quello slam! Sì! Il naso, Dio, per la testa. L'ha preso per il naso invece. Vabbè. Oh! Avara che dabra! Avara che dabra! Ce l'ha! No! Però bravissimo Brian Radley qui! Che va a colpire ancora sulla gamba infortunata! Mamma mia! KJD prima ha subito un colpo importante con la figure four, diciamo, retroverso di Brian Radley. Infatti ha dei problemi di movimento qui, KJD, hai visto? Sì. La gamba sinistra, diciamo che gli sta, lo sta impensierendo alla fine dei conti. Oh, il jawbreaker però. Andiamo, lo butta al suolo. Non riesce. No. Andiamo. Quasi super kick qui. Sì, set kick alla Andy Turner qua. Sì. Forse quasi un set kick pro abbastanza alto, in questo caso. Sì, è vero, Vediamo. No, palesemente uno! Due! No. Mamma mia. Brian Radley. Ancora colpo la gamba, però che GD costretto a rotolare. Doppio drop kick! Entrambi a vuoto! Beh, questo dimostra forse come siano entrambi simili poi alla fine. Forse quello che ha subito di più è che GD, appunto. Che quel problema lì alla gamba lo sta tagliando abbastanza violentemente. Sì. Vediamo. Prova a reagire, se lo inzaina, se lo carica, gli ha ceduto la gamba, accidenti, che botta, Radice, finiamola, il sudore, nuovo campione, ha rischiato con cadenza qui, uno, due, no, mamma mia, proprio all'ultimo, che rischio. Però che GD, non avendo avuto il supporto pieno della gamba, secondo me non l'ha colpito benissimo. Un'altra! Ancora? Un'altra! Sì, un'altra! Sì! Assegno! Stavolta molto meglio, Non ci credo! Uno! Due! E tre! No! Prego, amici! E che GD si inalbera e si incribbia con l'arbitro! Com'è possibile? No, colpo al ginocchio! No, colpo anche al ginocchio! Super kick è finita! No, in questo caso credo più super kick, perché l'ha colpito all'altezza della mandibola. Sì, hai ragione, più alto anche. Quindi un calcione, non dico. Sì. Un questo ragazzi è la vera cadavra, bro. E qua lo prende. Qui è la fine di tutto, mamma mia. L'anatema più uccide, direi, in questo caso. Assolutamente. Vediamo. Uno, due, e tre, No, ha ucciso KJD in metà, però, in questo caso. Ha ucciso Lord Hooks, ma non l'altro, non KJD, appunto. Ah, può essere. Oh, pugnazzo! Diamo calcione! No! Kick! Brian Radley deve tentare se non una mossa al paletto, perché oggi, se non sbaglio, non l'hai seguita, Però KJD, diciamo la verità, da quando ha voluto provare la figure four si è automesso nella da solo. Oh mio Dio. Vabbè, però arbitro qua la squalifica netta. Gli ha messo lì negli occhi, qui forse addirittura ha ciclato. Uno,
due. No. Shh, le position kill. Capito, però. Non dipendiamo da Sean noi, vabbè. Però sanguina. No, quello slam. Sì. Oh, mamma mia. Non ci credo. Andiamo. È finita. Uno, due, tre. Complimenti comunque alla straordinaria resistenza di questo campione. E qui secondo me fa l'erroraccio che GD. No, GD attento. È non stai messo benissimo fisicamente. Che è l'unica mossa con la quale può vincere, però qua adesso è rischioso. No, 1, 2, no. Si salva. Ha rischiato anche di scivolare quando ha preso il diciamo il volo, il rimbalzo. Sì. Mamma mia. Segno che GD ha subito un colpo al ginocchio importante qui. Mamma mia. Abbiamo un ghigliottina. Sì, che GD che deve trovare un'altra mossa. Forse un pile driver gli può servire, no, al momento per vincere il match. No? Questo frangente sì, perché avendo una gamba a mezzo servizio. Oddio, la sua stunner dalle corde non è proprio il massimo della vita. Oh, forse Rally mi ha sentito. Forse che GD non si aspetta adesso la mossa al paletto. Andiamo. Però ho imparato che GD. Però guardalo. Ho fatto una smorfia di dolore. 1917! Sì! Schienalo! Cosa fa? Tutto a consequences? È il momento! Probabilmente sì! Tutto a consequences! Ce l'ho! Se l'ho provato a finito! Sì, è finito! Dai, KGD, dai, subito! 1, 2! No! Kick out! Oh my god! Incredibile! Mamma mia, no, per favore! Please. Non dica mai. Oh! Però che GD qui dice! E mole rotto il ca! Mole la ferita! Cioè, hai visto? Sulla ferita ha fatto sì! 1, 2, 3! No! Oh mio Dio! No, l'ho visto! Cioè, ho visto qua il 3, Ragazzi! Che GD che per un attimo è diventato un romano, un romanaccio di quelli che sì! Dorbella monaca! Attenzione qui intanto! Oh, calcione alla zona dominale! Oh mio! Ragazzi, questo non è un match tra pesi leggeri, questo è un match. È vero che è più internazionale, ma sono due pesi leggeri, ricordiamolo. È un match tra due che sanno menare, specialmente che GD, l'ho sempre detto, con che GD si sanguina. In effetti. Sì. Anche oggi. Da una parte o dall'altra è sangue che. Sì, è vero. Dai! Oh! Lo prende però! Riuscite a prendere questo potere! Oh, sbaglia! Cade male! Contro le corde! Oh, bravo, era lo che sbaglia la misura per noi. Vabbè, d'altronde quando vai ai 200 all'ora è facile sbagliarti, Vabbè, è normale. Vediamo. Oh, sono in zaina. No! Ghigliottina qui da parte del KGD. Dai. Che fa? Perde tempo. Oh, Brerale. Gli ha tirato una mazzata dietro il ginocchio. Ginocchio perde fortunato. Tempo. Oh, colpa di KGD. Oh, calcione. Oh mio calcione Dio. L'ha steso. Hai kick. Che ci dici? Dai! Però il Rale che ha fatto! Dolce uova mio! Ma cosa ha fatto Rale? Cosa ha fatto Rale? Avala! Che danno! Tutti a casa dopo un match clamoroso! Andiamo! 1, 2 e 3! Mamma mia! Complimenti ad entrambi! Che questo è stato un gran bel match! Probabilmente un match che non ci ricorderemo perché magari non è che GD sia donna, però sì, secondo me si dovrebbe parlare di un match così. Mamma mia, uno dei migliori match secondo me del titolo internazionale degli ultimi anni sicuramente mio. Sì, mamma mia, però questo sì, grazie anche alla categoria pesi leggeri, mamma mia. È un KGD che comunque secondo me passerà una nottata non di certo bella, non per la sconfitta secondo me, proprio per le noie al ginocchio che secondo me lo hanno appanagliato abbastanza in questo match. Sì, è vero. Comunque Rally difende il tiro, a questo punto penso che andrà con il tiro internazionale in quel di WrestleMania 41, Questa è una cosa molto importante. Sono curioso di vedere chi sarà il suo sfidante. Io presumo Roston, secondo me, avendolo battuto. Sì. Mai dire mai, È vero, alla fine è vero. Infatti, KGD ci ha provato, ha comunque sconfitto Mike Emmett per arrivare al titolo, quindi. Oh signore, ci siamo, sì. Sta scendendo. Mamma mia. Siamo tutti pronti. Attenzione! Che succede?
Rod! Ma che cazzo lo sta facendo? Non ci credo! Ma sono tutti impazziti stasera! Ma veramente, si sono fatti le canne. Sì, ma Rod, fino al giorno prima, diceva Max, siamo fratelli, siamo negli Originals. Ma che bastardo! E meno male che siamo fratelli. Cioè, se non lo fosse, cioè, magari gli spari in bocca. Ma è incredibile! No, ma adesso Max non può combattere nella Chamber se qui viene devastato. Oh mio Dio. No! Rod che lo prende e lo spettascia! No! Guarda Axel come è caduto male! È svenuto! È tirato la testata! E si avvicina al ring, Rod! Ma perché? Attenzione! Ragazzi, ci fermiamo un attimo per gustarci le entrate! Ma penso... Sì! Oh, mi stanno dicendo che sarà Rod a prendere il posto di Axel! No, vabbè, ma dai, ma no, vabbè, ma io vado... No, vabbè, vado via, dai! Sentiamo tra poco, cioè, amici, perché questa è una cosa una bastardata! A tra poco veramente.
他にストップしなきゃいけないこといっぱいあるから、あんまり大きな声出されて子供たちもみんな帰っちゃったし。これ以上発表状態は絶対に。いや、わかるけど、一人だけ子供も残ってる子も本当泣きそうだし。お前もそう思うやろ。いやいやいや、絶対わかってへん。最後の一人も帰っちゃったし。お前もウィーに嫌いやろ。だからウィーに誰もやってねえって。店みたいな顔して。は？店みたいな顔して。 Mamma mia, che è successo, ragazzi? Poco fa Rod ha preso quindi il posto di Axel nelle chamber. Ma non è possibile, però, dai, sta cosa non è possibile. Ma perché? Cioè, boh, vabbè, intanto, mamma mia, Rod è qui, però Rod ha fatto una cosa che mai aveva fatto prima d'ora, a meno in WWF, cioè a salire, a aggredire alle spalle uno che considerava un fratello. Meno male che lo considerava fratello. Meno male, cioè, se lo odiato, non lo so. Qui secondo me c'è lo zampino di Andy Turner, di Christopher Pranzo stesso. Che ti ricordi, certo, da quando sono arrivati loro hanno messo la pulce nell'orecchio a Rod. Oh, tanto qui, mamma. Però possiamo dire che, dai, Christopher non è stato almeno favorito dal, diciamo, dall'arbitrario pescare dei numeri, ecco, appunto. Vediamo uno. No, questo è ragionissimo. Però c'è Sears ancora. Ti dimentichi di Sears. E poi diciamo che questa chamber è un po' contaminata dal fatto che non c'è Axel. Cioè, Rod, parliamoci, che non è Axel, dai. Almeno adesso non è Axel. Proprio Soldier l'ha guardato, non vuol dire, ma che cazzo? Cioè, che sta a fa? Cioè, qui. A proposito, c'è anche Soldier. E quindi. Infatti, Soldier era pronto, probabilmente alleanza palese con Axel. Poi quando si è trovato lì Rod, Rod, Axel è stato portato al più vicino ospedale intanto, quindi non sarà comunque presente qui
Ti lasciamo in qualche modo. Mamma mia, comunque immagini vergognose, cioè veramente stasera, oh, i momenti vergogna si sono risparmiati proprio, mamma mia. Sì, però Axel qui gliela farà pagare caro. Qua altro che fratelli, originals e cose varie. Qua si va a menare, cioè così si va proprio a minare sul serio. Sì, infatti. Ma io spero che Rod almeno abbia ammazzolato Axel e abbia avuto un buon numero almeno Axel per farla, perché sinceramente se mi entri terzo, quarto, sì, cioè sei un carcione. Oddio, per non dire altro, sì, abbastanza, cioè vediamo tanto di Christopher che sottomette Bordieri. Christopher comunque... secondo me sta pensando altro Christopher, però vabbè. Sì, abbastanza, abbastanza. Vediamo intanto chi sarà il terzo membro ad entrare finalmente nello ring. Mamma mia, aia. Tanto Bordieri, se, o meglio Christopher Pranzo, ha bisogno di un aiuto. Vediamo un po' chi sarà il terzo. Shane, dico Shane. Ma no, ma dai, ma che figura di merda per me. Secondo me starà pensando che cosa ho combinato. Cioè, ma dai, John Breger, allora tutto sto casino per un... dai, ma... io voglio che almeno resista per 2 minuti e mezzo, 3 minuti. Uno, quando entrerà Soldier. Due, no, no, capito? Vabbè. Se entra Soldier, secondo me Rod conviene... abbastanza. Sì. Direi. Tanto Bordieri ha portato quasi Christopher come vittima sacrificale sotto gli occhi di Ciro Rosso. Mamma mia. Attenta da contro Bordieri. Sì. No, attento. Secondo te chi rimane per ultimo? Gli ultimi due è... secondo te chi saranno? Secondo me se la gioca... io ripeto, secondo me se la giocano Shane e Sears. Io dico... sono gli unici... io dico invece Soldier e... sì? E Shane Ross. E... ah, può essere, sì, anche. Vediamo tanto qui... mamma mia. Secondo me io ho avuto per questi due, perché gli altri sinceramente... cioè, Rod non c'è azzecca in casa. Sì, chiaro. In effetti. Se c'era Axel ancora. Bordieri. Boh, cioè, tanto... mamma mia. Christopher, abbiamo visto che sembra avere altri grilli per la testa. Soldier, sinceramente, anche lui, secondo me, ha altri grilli per la testa. Comunque, è campione al core, non scordiamolo. Sì, è vero. Quindi... cioè, secondo me, loro due sono gli unici, effettivamente, che possono andare contro... oh, tanto qui. Contro Andy Turner. Poi sì, magari mi sbaglio, poi vedremo. No, anche tanto... per me sono gli unici, perché poi sì, Soldier, io ho detto Soldier perché comunque magari è l'impronosticabile, uno, no? Uno, due, no, è vero. Sì, nessuno sì, se sì. l'aspetta, uno, mentre Bordieri è entrato per primo e la cosa non mi piace. Bordieri è un gigante, quindi se entra, oh, ecco. Subisce questi colpi all'esterno del ring. Tanto il numero 4 Zend House. Vediamo chi sarà fra Shane, Sears, Soldier. Vediamo. Rullo di tramburi. Soldier. Guarda che va su. Io sono. No, ecco. No, colpisci perché uomo di merda. Dai. Però, e poi scappa. No, lo colpisce, infierisce invece. Se lui Soldier non so se lo voleva colpire. Forse gli stava spiegando, gli stava chiedendo, scusate, perché l'hai fatto. No, Soldier l'ha guardato e ha detto, ma what the fuck, why, perché? Oh, intanto Rod che si inventa qui, senza flip power. Tento Rod, tutto Bordieri. Shock Breaker intanto no. Uno. Va a schierare Christopher. No, uno. Due, niente. Oh, aia, Bordieri è all'esterno. Va a colpire Soldier che però questo non è neanche sentito. No, sì, forse sì perché rientra, ritorna da Rod. Invece no. Invece no, ritorna da Bordieri. Però Bordieri ora è in piedi e gli dice: oh, aia. Sento Shane. Sento che esplode la cella. Sì. Ma tu pensa se Bordieri lancia Soldier contro la cella di Shane? Cioè, Shane secondo me esce prima del previsto. Oh! Ah, sì, a questo punto credo che se dovesse succedere una roba del genere, credo sia anticipato l'ingresso appunto di Shane, perché sai che sono molto... oh, Thompson su intanto sul mondo che ci lascia. Probabilmente sì. È finita, vediamo... penso per Rod. Uno!
due, no, no, dai, dai, oh, almeno dai, sta dando però di una buona resistenza, ecco. Beh, oh, magari resta fino alla fine, Rod. Scherziamo, scherziamo con la fine. Sì. Oh, tanto... oddio, lo sforzo incredibile. Uno, due, tre, no, solo due, solo due. Tanto che, bravo, Christopher. Soldier non ha iniziato bene, questa chamber. Sì, Soldier secondo me sente un po' la pressione anche perché si aspettava Axel e non Rod, sinceramente. Quindi sì. Oh mio dio, intanto Bordere che fa un dropkick che è bellissimo, vabbè, oh, l'ha fatta a modo suo, sì, è vero. Spine Buster, basta. Chi sarà il quinto? Sir Soros, Sir Soros, Sir Soros, Ross, uno, due, no. Si mette un'altra parte, però niente da fare. Oh, subito un cazzottone. E quindi, vedi, sappiamo che comunque il sistema entrerà per ultimo. Che culo. Sì. Oh, per digresso Soldier intanto. Oh, mio dio. Oh, Soldier forse è fatto fuori. Ma va bene, scende un calcione incredibile. Vediamo. Oh, uno. Due. No. Tanto, mamma mia, povero Bordieri. Si sta beccando dei calci incredibili, qui. Però, anche se preso di sottomissione, Bordieri se li può permettere. Rod se viene colpito così viene proprio buttato fuori. Cioè, Rod è che, cioè, a questo punto potevi far fuori Soldier, cioè non lo so, io almeno avevi un numero un pochettino più bello, dai. Cioè, ma sì, ma tu pensi se fosse entrato per primo? Anche se penso l'avrebbe saputo, però beh. Uno, due. No. Lo fa Shanky, sbaglia, mamma mia, sbaglio qui intanto. Rod se diciamo è stato, posso dire, ucciso all'esterno in un certo senso, mamma mia. Oh, c'è un Soldier Slam, ma Christopher, grande difesa, lo sappiamo. Mamma mia, che botta qui sulle bocche di lupo, mamma mia. E pensate, Sears è l'ultimo ad entrare, cioè pensa che culo. Ragazzi, ma io non so se Turner è così felice. Cioè, da una parte potrebbe essere, però non è che Sears dopo. Che fa Sears? Se a WrestleMania? Ma Turner secondo me si sta preparando al match contro Rosso, probabilmente. Oh, attenzione, Soldier. Oh, vediamo. Secondo. Oh, tanto che pedigree mi sa che va fuori. No! C'è Rosso che doveva sapere Rod! Oh, mamma mia! Oh, perché stanno facendo? Vogliono schienare entrambi, so. Intanto qua uno, due, e tre. No, sì, l'avete fatto un po'. L'avete fatto una sto pegaggio su Ross, non ci credo. Andiamo. E pedire dall'altra parte. Uno. Secondo me stanno cercando di fare di tutto per far fuori Shane, perché oltre a Axi tanto. Uno, due, e tre. Portieri esce fuori. E guarda caso, proprio quando entra Sears, il che vuol dire che Chris avrà fatto un regalone, Andrew Sears. Infatti. Sì, ma secondo me i due del sistema stanno cercando di far fuori Shane. Fa il driver. Perché Shane, parliamoci chiaro, ci fosse stato Axel e Shane potevano allearsi, ma non essendoci Axel, Shane è praticamente da solo in mezzo ai leoni alla fine. Sì. O leoncini. Per quanto riguarda Pronto, qui diretti su. Sulla lastra di metallo. Eh sì. A meno che Shane e Soldier non si alleino, ma la vedo molto difficile. Vediamo, intanto uno, due. No, niente a fare. Attenzione a Soldier e Christopher Pranzo lì sulle bocche. Gang attack di entrambi. Mamma mia, comunque c'è veramente. Uno, due, e tre. Siamo persi. Rod fuori. La Shane Ross. Grande Shane. Mamma mia. Vabbè. Oh, Shane va a colpire. Sì, dai. Cosa fa? Fa in buster contro. Mamma mia. Contro la rete metallica. Shane vuole andare a verso il medio. Indian Deadlock. Ragazzi, dopo aver messo fuori Uso, Victor Orton stasera scivola e prendersi il super mega vantaggio. Mamma mia, qui Shane fa la brutta fine. Mamma mia, Shane vuole andare a WrestleMania, guardalo. Oh, Berardo intanto, guardo su Soldier. Mamma mia, sì. Tanto un calcione altissimo, Sino si sbaglia qui. Oddio! No! Oddio! No, che fa? Che fa? Oh, no, niente,
forse gli tirava una ginocchiata lì, lo ammazzava. No, vabbè. Era, sarebbe stato molto rischioso anche per Sherross, eh. Infatti. No, Soldier, no, alleati. I due del sistema si picchiano. Si picchiano. Ah, se no non si picchiano, sì, alla fine. Però forse. Attenzione a Cristo che fa il furbo. Attenzione a Cristo che fa il furbo. Jumpbreaker. Ma no, dai. Uno, due, niente. Io non vorrei che stessero menandosi a vicenda in modo tale che uno fra fatto il furbo. Christopher fra. Dai, Fai fuori Christopher. Tanto Bogoglio c'è dall'altra parte. Scende però... che ti hanno occupato Sears. Dai. No, Christopher c'è ancora. Madonna, oh, scendi tanto. Dai, fatene fuori uno del sistema, che sennò qui è la fine. Vediamo. No, mamma mia. Christopher Pranzo ha una difesa incredibile oggi. Però c'è stato segno di intesa fra Shane mo e nella Shane non veramente... l'ha visto Christopher, Un mare di M. Mamma mia, Shane che accusa problemi al braccio, evidentemente la caduta di prima, vediamo. Uno, due, tre. Visto che ora ha tutto il tempo di stare lì cacchio guacco, non fare una mazza. Vediamo Sheros che fa, perché se no non so se l'abbia visto. E Christopher dove va? No, va a aiutare Sears. No. Se la prende. Shane sta a guardare, Shane si sta ripetendo. Non ci credo! Sears colpisce! Oh, braccio teso! No, Sears, chiedalo! D'altronde. È un match. Shane si ripete. Shane forse ha detto. Entriamo, dai! Calcione a Soldier! Anche se non so se sia stata una buona idea. Vediamo qui. Oh, braccio teso, mamma mia. Mamma mia. Braccio tesissimo. Vediamo, lo solleva. E. Certo, Sears si sta menando con Cristo. Oh, mamma mia. Oh no, tanto Sears. No, Cristo per elimina Sears. No, vabbè, non ci credo. Sì, non ci credo. Uno, due, no. Mio Dio, che casino. Sì, è vero. Vabbè, come l'altra chamber poi alla fine. Pedigree. Stavolta è finita veramente. No. Vediamo. Braccio teso dall'altra parte. È il momento, oh, Andrew. È il momento di liberarti di Christopher. Però Shane qui va. Cosa fa? Shane, ma dove vai? Vuole volare. Vuole volare. Su Sears. No, sbaglia. Ginocchio rotto qua, verso il rosso, No, Sears. Forse anche. Sears scorcio. No, vuoi vedere Christopher? È proprio stato dall'altra parte. Uno, due. No, non stiamo intanto evitando la Shane, Davide. Mamma mia, sì, Shane che ributta all'interno Soldier, che ora potrebbe subire. Cosa fa? Shane si tocca, si lustra il sudore. E chi sciasa? No, padre e figlio alla fine. Che chiasa! No, Soldier è già piede. Uno, due. Forse me l'ha colpito benissimo. Mamma mia, pensate ancora a Christopher Shane come finale. Sarebbe veramente sarebbe incredibile. Non ci credo. Dai, Sears. Dai, butta fuori Christopher. Sears, George. Sì, giù. Vediamo Sears che fa. Giù, Shane! Lo vuole schienare lui forse? Dice, ma vaffan, fine di sta ammazzando, va via, va, X-Plex, no! Scende qua, fatto. E Soldier ne approfitta! Uno, due, tre! No! Mamma mia, che casino! Spellbuster Slam, su Shane Rosso! Uno, due, e tre! Scende fuori! No. Mamma mia! Che botta! Soldier rimane per l'ultimo. Secondo me è infortunio, come hai detto tu, al ginocchio. Guardalo, si muove male, si muove malissimo. Sir Scorcio! Non ci credo! Dai, Andrew! Lo va a schienare! No, non ci lo credo! Lo va a schienare! Uno, due, e tre! Mancano Sears e Soldier, non mi sarei mai aspettato un Soldier alla fine. Incredibile! Secondo me è stato tutto... Tutto programmato da parte di quelli del sistema. Secondo me, vediamo. È andato un po' fuori dai binari invece. Dici? È perché nessuno si aspettava, dai. Cioè, Christopher venisse buttato fuori. Se si fossero messi d'accordo. Vediamo. Però intanto Sears butta all'interno Soldier, che secondo me non ne ha più.
Come non è più, se anche allora, mi sa che sia anche felice. Mamma mia. Che finale. Che fa? Che non finale. Sa. Non sa manco lui cosa fare, vediamo. Oh, rupo, rupo, uno, due. Ma comunque non ci sarebbe squadra, quindi. Se vincesse uno dei due, comunque avremmo campione contro campione, in questo caso. Vediamo. Braccio teso. A quel punto penso che Soldier dovrebbe difendere il titolo hardcore prima anche di WrestleMania, o a WrestleMania, o due volte. Cioè, comunque. Sì, vero, anche quello in effetti, se da considerare. Sì. Non sarà facile, vediamo che intanto. Cosa fa Soldier? Prova. Sbaglia Soldier. Big boot di Sears, che secondo me sa che stavolta deve vincere a tutti i costi. È arrivato secondo la Rumble di due anni fa, Davide. Sì. Oh, continua a martellarlo sulla gabbia toracica qui, Sears. Cosa fa adesso? Lo solleva. Però Soldier è, diciamo, un po' più. Essendo più grosso, ha subito meno colpi. Dai Soldier, dai. Lo solleva. Oh, è stato dentro. No. Soldier va per WrestleMania. Soldier va per WrestleMania. Soldier va per WrestleMania. Dai. Ma che c'è? Deve cacciare. Secondo me si sta aggrappando la corda. Si è provato a aggrappare la corda. È anche più fresco Sears. Mi dato, la corda gli ha dato l'appoggio comunque. Spear! Mamma mia. E un razzo tanico stile Storm. Alla Storm. Incredibile. Che ora in Zyra Soldier. Sears Scourge. Non ci credo. Sears va a vincere la Chamber. 1, 2 e 3. E Sears vince, non ci credo. Mamma mia. Ed ora? Cose si fanno interessanti. Ora le cose si fanno interessanti. Io sono curioso. Perché System contro System è qua. Qua il sistema deve fare una scelta, perché qua alla fine devi scegliere, ossia il sottarne. Ma tutto bisogna vedere penso... catastrofi che succede un catastrofi. Ma in penso effetti. Che non avrà il suo rematch. Secondo me sceglieranno sia. Sears è stato tanto tempo insieme a loro, quindi diciamo che non lo so io. Forse sì, ti forse dico non sai perché ti dico, non lo so perché loro hanno puntato su Turner che è campione, quindi perché dovrebbero cambiare campione adesso? Però sai, Sears diciamo che ormai è di famiglia alla fine, possiamo dire la verità. Vedremo Davide, perché Andrew la storia si interessa. Va a WrestleMania, mamma mia. E Moss guarda come se la ride. Mamma mia. È vero, ragazzi. Mamma mia, veramente. Non sono curioso io. Sono veramente curioso di vedere cosa succede. Mamma mia. Insomma, ne vedremo delle belle. Ora però ci fermiamo perché ci sarà il promo appunto per il nostro main event, che vedrà il tiro global in palio tra il campione Drew Storm e The Slekon. It's all the same to me. Look at all this useless talk. Look at all this useless talk. Look at all this useless talk. The wrong across. You look at me, but you don't see. Understand I'm a sinner. Don't call on me. Don't lecture me. Raise your Finalmente siamo pronti al nostro main event, ragazzi. The Slekon, il primo sfidante, andrà contro il campione global, il martello pneumatico Drew Storm. Sì, signori, qui potremmo avere una conferma del campione global, ovvero Drew Storm, oppure
un ribaltamento delle carte in un modo abbastanza netto, se magari Slekon dovesse riuscire a battere appunto Storm, e a quel punto volerebbe nel main event di WrestleMania, che probabilmente diventerà una situazione 3 a questo punto, quindi probabile. Dai, in quel caso probabile, perché comunque io dello Storm non lo toglierei dal main event dopo quello che ha fatto, anche se dovesse perdere oggi. Sì, anche perché Barclay contro Slekon l'abbiamo già visto, quindi io non so se sia una cosa intelligente rifare un match che abbiamo visto un mese prima, ecco. Sì, quello in effetti non è tutti torti, però sai, se Slekon, ripeto, dovesse ribaltare le carte, o fai una decisione o comunque nel dubbio butti tutti nella mischia. Sì, ma sì, buttando tutti nella mischia sai anche tu che è un rischio un po' grosso alla fine, quindi una bella gatta da pelare, se dovesse vincere l'uomo che rende impossibili, anzi possibile, le cose impossibili. Quindi possiamo tornare al tuo discorso dell'altra volta, non è che Barclay può cambiare alla fine però non penso che gli convenga adesso, perché dopo quello che abbiamo visto poco fa con la vittoria di Sears, con la vittoria di Sears, che sì, in effetti ha costretto letteralmente Barclay probabilmente a incrementare la sua voglia di provare a strappare il titolo o dalle mani di Storm o dalle mani di Slekon, perché comunque noi magari romperemo le balle a ripeterci, ma questo match può mettere a rischio il main event di WrestleMania. È vero. Non è una roba da poco alla fine, quindi mamma mia, tanto in Valpadagna siamo arrivati, sì, signore, aiuto, quanto fumo. Cos'è? Fumo anche arrosto in Dull Storm, però quindi ragazzi, aspetta un match davvero interessante, anche perché Slekon in passato lo ha battuto per il titolo internazionale. Sì, poi Slekon abbiamo visto che ha implementato da un paio di settimane una anaconda vice molto velenosa, e che potrebbe mettere a serio pericolo il campione. Sì, quindi io sarei molto attento se fossi lui. Cercherei il meno possibile di finire al suolo, soprattutto perché abbiamo visto che comunque Slekon ultimamente anche al suolo sta colpire in una maniera più che egregia, quindi non sarà facile, secondo me, stavolta, sì, per Storm riuscire a scappare, potremmo dire, da Elimination Chamber con ancora il titolo alla vita. Oh, comunque però tanti fan per Storm, guardati nelle prefile, mi sembrano tutti catalizzati per questo match, entusiasti di vedere questo incontro. D'altronde, se è il main event, c'è la ragione. Tra l'altro anche un ragazzino è fan di Storm, un fatto che ha usato un cartellone incredibile. Sì, infatti sarà psicopatico per lui. Non lo so. No, però diciamo che Storm comunque ha sempre dimostrato di avere in alcuni frangenti, diciamo, sempre le palle comunque, quindi magari questo atteggiamento può essere visto bene dai fan, credo. È vero, però secondo me sai, i regni che durano troppo dopo un po' possono stufare, quindi non vorrei che Storm si ritrovasse in questa situazione. Magari se dovesse difendere il titolo anche a WrestleMania, non solo oggi ma anche a WrestleMania, le cose potrebbero perdurare troppo. Lì a quel punto penso probabilmente di sì. Però vediamo intanto se riuscirà, soprattutto come ho detto prima, a fuggire da questa, da questo pay per view, evento speciale se preferite, perché prima c'è in avanti il buon vecchio Slekon, quindi vediamo, dai. Ricordiamo intanto WrestleMania 41 che si terrà il 17 marzo, ragazzi, quindi praticamente tra un mese preciso. Mia, veramente. È qui, signori, si inizia già a sentire l'atmosfera pesante, direi, dell'evento più importante dell'anno alla fine dei conti, quindi Praticamente questo è l'ultimo tassello per quanto riguarda il titolo global, quindi l'ultimo ma secondo me direi anche per il comunque anche per il titolo star alla fine dei conti. Vediamo, si può partire subito una serie di scambi molto interessanti. Però lo sai che qui se Slekon perde, è chiaro che avremo Storm contro Barclay sicuro a palla. Dall'altra parte non si sa mai, dall'altra parte, perché ha vinto la Chamber, è vero, però non è detto che sarà un match 1-on-1.
È vero, sì, in effetti. Oh, tanto qui una spallata di Storm deviata da Slekon, che compie un salto incredibile. Eh sì. Poi viene messo all'angolo con questo clinch molto prepotente da parte di Storm. Tanto che l'arbitro è costretto a separarli. Oh, che coraggio Starbido, mi piace. Eh sì. Però... Oh, attenzione, la borra del turbo! Mamma mia, non so se ha fatto più di tanto bene a Slekon, che sembra non aver accusato molto il colpo, Evidentemente è, diciamo, caduto in modo tale da riuscire a pararsi il meglio possibile. Sì. Diamo qui due all'esterno. Deve continuare così, deve far stancare Storm, anche se poi non è facile, a dire un conto, a fare un altro. Sì, in effetti, come dico sempre, fuori è facile, quando sei nel ring invece l'aria è nettamente diversa. Sì. Diamo qui intanto un pugnazzo. No. Niente più. Storm lo prende in consegna e lo ributta nel ring. Mamma mia. Sì, in maniera molto elegante, forse... peraltro. Sì, come la spazzatura, però qua. Qui intanto Neseguri. Sì, che non lo ha mosso neanche di un centimetro, però vabbè. Tanto qui pugnazzi al costato di Storm. Che ha provato con questa barra al braccio. Vediamo, schiaffone. No! Oh mio Dio! Un placcaggio di Drew Storm. Che con il suo peso, diciamo, può distruggere tutto. Perché comunque non è altissimo. Vediamo, però proprio concentrato di massa e di potenza. Sì, un piccolo armadietto, direi. Sì, piccolo. Non è altissimo, in effetti. Vabbè, però vediamo qui, però. Un piccolo armadione, più che altro. Vabbè, tanto qui cerca di armadiare la testa di Slekon sul cuscinetto superiore all'angolo qui. Mamma mia. Fino adesso Slekon non dico che sta subendo troppo. No, meno male. Sta imbarcando l'acqua. Sì, l'ha messo dentro. Segno. È finita. Vediamo se riesce. Tiene. Oh mio Dio. No. Storm non vuole cedere. È difficile farlo cedere. Però il bracciotto inizia a sentire i dolori in questa manovra. Oh, è sicuro, va giù. Stavolta è andato giù. Poco da dire. Però Slekon ha trovato subito il bando della matassa, perché secondo me con l'Anaconda Vice può vincere il confronto. Però attenzione a Storm. Però. Oh, powerbomb. Oh no, dove? Slekon. No. Dove? Slekon. No. Oh, altro paletto. No, Slekon si rianima però. Si rianima, ha avuto un colpo di reni importante qui. Bello. Colpo d'avambraccio. Qua si garbanizza. Chiede a Storm di farsi sotto. E non so se sia una buona idea, sicuramente. Quello però, vabbè, spallata. Però Slekon sta dominando adesso, eh. Paradossale. È riuscito a tirare fuori la testa dalla sabbia, dai, diciamo la verità. È riuscito a dominare per qualche minuto. Giusto quando Storm era a terra. Sì, non devi attaccare frontalmente sempre, perché guarda qua, pure in questa circostanza sbagli. Secondo me devi colpirlo prima, però, magari anche alle gambe. Qui guarda Slekon comunque che sulla rissa diretta ha studiato, quindi stai impensierendo il campione, vediamo però cosa fa. Pugnazzo ancora, bravo Slekon. Vediamo qui, lo ributta nel ring. Strano vedere Storm perdere comunque un confronto diretto con un peso leggero, molto sì, molto strano. Però vabbè, Slekon preso il giro, cioè solo per peso, perché poi ha anche manovre di potenza che massimo. Slekon ha voluto provare una combo stile giapponese, proprio un calzotto diretto ha fermato il tutto con eleganza, direi. Vabbè, certo, lui è sempre molto elegante, Drew Storm. Oh mio Dio, dropkick! Cade male di testa però qui Storm. Se sbaglia che Slekon. Serie di colpi sbagliati, però Storm che lo ricolpisce. Un po' di rincoglionimento da parte di entrambi. Segno che i colpi che si stanno tirando. Cade male qui Slekon. È comunque la pressione, Davide, la pressione di WrestleMania questa, Anche quello. Segno anche comunque che i colpi che si stanno attirando. Mamma mia, ragazzi. Non è che siano proprio. La leggere. Mamma mia, la testata di quelle che. È passato un match di wrestling a una rissa a tutti gli effetti. Mamma mia! Oddio! Lo ha fermato sul viale del tramonto, potremmo dire. Poi anche stompizzato.
Oh, cosa fa? Cosa già fa? French Powerbomb. Addirittura. No, oh mio Dio. E vabbè. Attenzione perché l'arbitro sta contando, Mamma mia. Qui se il match dovesse finire per conteggio fuori sarebbe un po' una beffa, No, però no. Per Slekon soprattutto, perché alla fine è lui che ci rimette. Cioè, alla fine anche chi è venuto a vedere ovviamente lo show, però specialmente Slekon. Anche quello. Vediamo qui però Slekon, bravo Enzi Guri, qui è riuscito a liberarsi, però non va giù. Oh, seconda battuta sì però. Seconda battuta. Oh mio Dio. No, vediamo Neckbreaker, grande. Sì. Bravo Slekon. Bella mossa di Slekon che ha studiato, dai precedenti incontri. Posso dire la verità, sta facendo l'errore che non ha fatto e non sta facendo l'errore che ha fatto. Gorilla Press! Oh, e poi lo mostra come fosse un trofeo. No, stavo dicendo, Slekon non sta facendo l'errore che fece Rayford. Sta andando veloce al barriera. Rayford puntò molto sulla rissa diretta e fece una brutta fine. Quelle cattive proprio. Diciamo che Slekon e Rayford hanno uno stile molto simile, quindi è quello che mi preoccupa, capito? Ai fini del risultato. Vuole volare? Lo vuol fare? Ciao! Playing Gabble Smash è andato a vuoto. E una nervold di quelle cattive e violente, direi, e che fanno soprattutto male. Storm, diciamo che si sta un po' anche risparmiando, cioè dal punto di vista atletico. Non è che sta facendo delle mosse incredibili che ti ricorderai fino a Saltranno. Sai com'è, andando contro o magari Bartel se dovesse vincere, o comunque contro tutti e tre, tutti e due, scusa. Dato qui, torbato da Tio. Secondo me ci sta un po' di... Footstomp è incredibile. Sì, mentre Slekon devi rischiare, perché comunque se Slekon perde è fuori, Fuori avreste il mene. Posso dire la verità, paradossalmente Slekon è quello che ha più da perdere. Vediamo. Spezza schiena qui. Cobra Clash, Backbreaker, poi l'ha lanciato veramente sempre in versione Cobra Clash. No. Vediamo qui un calcio. Vediamo se la chiude. Sì, la chiude. La chiusa qui, Storm sta cercando di divincolarsi però. Sta inerziando la schiena. Vediamo. Mamma mia. Ce l'ha fatta. Mamma mia, con un'eleganza anche qui, una serie di ginocchiate nel collo. Ragazzi, chi cazzotto all'altezza. Un cazzotto all'altezza del cuore, cioè. Un'altra volta? Un'altra? C'è andato delicato. Oh mio Dio. Qui lo prende, fa fuori. Niente. Mamma mia. Lo può schienare, è finita. Uno, due, no. Mamma mia. C'è però. Non c'è. Sì. C'è magari mentalmente. Tentativo di Big Boot è andata a vuoto. Un calcione. Forse colpo basso qui, Che fa Slekon? Vediamo. Neckbreaker, bellissimo, bravo. Bellissima mossa, però Slekon deve affrettare il tutto. Sì. Dovrebbe colpire più il braccio Slekon in questo frangente, secondo me. Se uno come Storm potrebbe veramente soffrirla, l'Anaconda Vice. Vediamo però, prova col suo comeback qui intanto. Belle mosse, però vai con l'Anaconda Vice, che è l'unica mossa che ti permette di vincere il match. Toglie del ginocchio, il braccio non lo tocco. Finché non te lo dico qui è sbagliato Storm. Io ho provato a colpirlo, ma Slekon è stato più furbo. GTS! Andiamo! Non riesce. No. Storm lo prende in consegna e. Cosa fa? Mamma mia. Butterfly su questo prodigio. Prodigio tattico. Non ci credo! L'ha chiuso! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ribalta questo è troppo presto. Questo è troppo presto, questa manovra da parte di Storm. Vediamo qui intanto. È troppo presto, il match è avanti da 8 minuti, quindi insomma, se non ci poteva anche stare, Davide. Ma forse probabilmente non l'ha chiuso bene. Qui intanto una serie di calci all'altezza della coscia qui, con tanto di chop e ecco. Vediamo. Cosa fa? C'è l'inzaina. Torto rack? E poi lo lancia davanti con estrema violenza.
1, 2, No. Mamma mia. È uno Storm che ha studiato, comunque. Stanno a vedere eseguire le manuali di sottomissione da uno come lui, eh. Ah, secondo me, sì, secondo me entrambi però hanno studiato, perché anche Slekon, dai. No. Oh, c'era intanto. Quinta, beh, sicuro per affrontare uno come Storm qualcosa di nuovo devi fare. Sì. L'anaconda va. Oh no! Che ha fatto? Un bel po' di troppo accompagnato. Una mossa io stranissima. Io pensavo l'avessero colpito Slekon. Anch'io. Con un sunset flip più o meno, qualcosa di No! E stavolta la powerbomb c'è. No! Boh! Oh Dio mio! Aia. Oh mio Dio! Slekon si rialza per inerzia, lo fa correre qui. Sì, Slekon non sta sentendo dolore per l'adrenalina, no, però qua. Qua il match va anche over, dai. Slekon ci ha provato, però. Qui. No! No! Dolore alla schiena per Storm! Ma anche Slekon si è radicato, diciamo, a terra. E Neckbreaker, sì! Mamma mia. Vediamo se rischia, no. Non rischia Slekon, no. Pensavo andasse al paletto, invece... Hanno con Davos! Vabbè, dai. Questo è stato un errore, secondo me, di Slekon. Poteva provare a rischiare, sì. Però... Devi farlo. Mamma mia, Storm! Vedi, Storm? Storm rischia sempre, perché comunque... Queste sono manovre, dicono, Neckbreaker sulle corde. Ti pari. Invece... Sì, ha rischiato, via. Oh mio Dio. No, ancora! Preso in sottomissione qui. Le corde preso forse no. Mamma mia, mio Dio. Dai Slekon, allunga il piede, allunga vediamo, il piede. Vediamo, che ce la fa. Ce la fa liberarsi. Slekon è molto elastico, quindi secondo me non è la manovra giusta contro Slekon. Magari contro un Barclay può starci. Contro un Barclay, mamma mia. Dai, calcio, non proprio benissimo qui Slekon, non preso male le misure, però. Sì. Vediamo. Super kick! No, Storm in piedi. No, e allora Slekon che fa qui? Tarantula? No. Una anaconda vice, se non sbaglio, con Koji Clutch, anzi. Mamma mia, E Storm dice, dai, si facci sotto, buon uomo. Ancora. Ancora. Neckbreaker. Sì, ma poi detto adesso Slekon. È il momento giusto. Invece no, vuole la Sunstroke con la GTS. Vediamo un po'. Secondo me vuole la conda va. Sì. La conda va la terza. Dai che fa il miracolo. Storm subito. Mamma mia, ragazzi. Clamoroso. Slekon sbaglia, però. Ha rischiato qua Slekon. Però si rialza qui di prepo violenza e gomitata. Ma Storm è furbo. Guarda lo Storm come rotola all'esterno. Ha rotto. Mio Dio, l'ha colpito. Ma no. Si è anche suicidato. Secondo me ha colpito più se stesso. Ha fatto male più a se stesso che a Storm. Mamma mia, veramente. Vediamo. Pugnazzo qui. No, qua è andato fuori. E secondo me non è una buona idea Slekon, vediamo. Prova a colpire, no? Sbaglia Slekon, Storm se lo carica! Spinning power bomb! Madonna santa, aiuto! Dai gatti veri, mio Dio! Vabbè! Accidenti! Questa è la fine! Slekon si è secondo me si è spento qui, Sì. Si è beccato due mazzate di quelle cattive, vediamo. Vedo anch'io. Storm, e qui Storm va a chiudere. Storm, no! No, invece no! Spezza braccio! Ecco, questo magari esibito un Slekon, po' di più, no. Magari, Slekon vuole chiudere, Slekon vuole chiudere, Davide! Oh mio Dio, si è... No! GTS! Non ci credo! Sì! No! Mamma mia, l'ha presa! L'ha preso! Sì! Vediamo se va a segno! Ci ha messo l'eternità, però arbitro vai! Buonanotte. Uno, due! No. Mamma mia, che casino incredibile qui, Un'altra. Vediamo la seconda vice. Ora Sunstroke, tante frecce. Slekon è pronto! Slekon è pronto! No, mamma mia! Spear! Mamma mia! E qui è game over. E qui è game over. Uno, due e tre. Drew Storm mantiene il titolo con estrema fatica, però fino all'ultimo istante ha sofferto. Sì. Mamma mia. Sì, secondo me, come hai detto tu, si è anche un po' risparmiato, direi. Sì. Con la vaga sensazione.
che comunque adesso a WrestleMania lo aspetterà il match probabilmente della vita. Della vita, sì. Ora che il problema Slekon è stato debellato. Anche perché Davide, Storm non si è mai trovato su uno spalto in un main event di WrestleMania. No. Quindi è un match diverso dagli altri. Nel main event. Quindi sarà dura anche per lui, mamma mia. Vedremo se reggerà la pressione il ragazzo. Sì. Non so quanti anni abbia sinceramente, però non mi interessa. Ma superato da un po'. E vabbè, Vabbè ragazzi. Mamma mia, quindi su Storm campione siamo arrivati al momento dei saluti, direi. Quindi... E penso proprio di sì, perché da Emanuele Filoni. Davide Montebello. Attenzione! Lester Barkley! Lester Barkley! Lester Barkley's here! E beh, d'altronde dice bene bene, quindi main event confermato. Bene bene. Era lì ad aspettarsi. Ad aspettare il risultato finale. Credo probabilmente, ragazzi, che vedremo forse un face to face, perché il collegamento ci sta lentamente abbandonando, direi. Sì. Mancano pochi istanti. Mamma mia. Vediamo, Barkley si indirizza verso il ring. Ovviamente, sì. Per un face to face stai per i fotografi, diciamo così. Vediamo. Sicuro. Stanno lo guarda, Barkley lo guarda. Entrambi si guardano. Sì. Mamma mia. Puzza di attenzione incredibile, è vero, però non fatevi ingannare, ragazzi, assolutamente. L'altro non l'avete visto, non quindi. Sì. Mamma mia, tanta roba, tanta roba veramente. Con queste immagini di questo face to face tra il campione global Drew Storm e il primo sfidante a WrestleMania Lester Barkley, nonché il vincitore del Royal Rumble, è veramente tutto da Manuele Filoni. Davide Montebello. L'appuntamento, ragazzi, è alla prossima. Ciao! Ciao!